Dobbiamo essere puntuali con Aurora, perché ci ha invitato per un buon caffè in pieno relax nel suo splendido giardino. Intanto c'è qualcosa che non va. Aurora mi ha detto che mi voleva dare pure una mano, precisamente non quelle. E beh, c'è anche una risata in sottofondo. Aurora, dove sei? Perché trovo degli ospiti particolari. Vabbè, facciamo riposare questo che si vede dalle occhiaie che ha trascorso una notte insonne. Aurora, intanto dove sei? Un attimo solo, ci prendiamo pure una caramellina. Aurora, insomma, la situazione è altro che caffè, diventa amara, preoccupante. Permesso, Aurora! Mi ha lasciato da sola, allora sono venuto per il... Ah, ma non è caffè, Aurora, non dovevamo condividere il giardino, l'oasi, il quartiere di valle, in pieno relax. Ho trovato tanti amici, a dire la verità, però non mi aspettavo tutto questo. Complimenti ad Aurora. Grazie mille. Landi per questa splendida iniziativa in vista di Halloween. Intanto, come ti è venuta questa idea? Allora, io ho la passione per il wedding ed event planner. Vieni, così ci mettiamo tra gli amici, non prendiamo il caffè, sì. Però siamo insieme per qualche minuto. E a me è sempre piaciuta Halloween, però diciamo avevo sempre questa idea di allestire come fanno in America e quest'anno ci sono riuscita. Bene, complimenti, tra l'altro troviamo tanti ospiti, ci è voluto tanto per poter organizzare quest'opera. Sì, è da qualche mesetto che sto iniziando ad acquistare piano piano tutto e qualche giorno per montare il tutto. Tu poi sei una brillante studentessa. Sì, frequento l'Accademia di Belle Arti a Napoli. Tra gli amici qual è quello che sorprende di più, secondo te? Allora, secondo me... Perché tutti creano il brivido, sì. Un'atmosfera, però tu che li conosci uno a uno... Gli scheletri, sì. Quello ha colpito pure me, quello bello sdraiato, sì. Sul divano. Sì, sì. Ma poi c'è quest'altro personaggio dietro. Lei è la padrona della casa. Comanda lei? Sì. Questo poi verranno i bambini a vedere. Certamente. Questo giardino, hai aperto alla comunità. Certamente verranno a fare dolcetto scherzetto. Ah, vabbè, allora te invece dolcetto o scherzetto? Dolcetto ovviamente. Dolcetto, certo Halloween poi crea il brivido ma anche l'occasione per stare serenamente insieme. Questo chi è? Mi sono tirato in ballo. Sarà forse un cugino della padrona di casa? Oh, ma che bella famigliola! Qual è il tuo obiettivo da studentessa, visto che stai studiando? Quello di e poi sei così brava a organizzare, ad allestire questi spazi? Quello di finire appunto prima gli studi e poi concentrarmi sugli allestimenti sia di Halloween ma anche allestimenti per wedding, comunioni, di tutto e di più. Ma poi a casa tua tutti hanno la passione per... No, solo per questo... io. Ah, quindi sì. Papà è andato a nascondersi sotto il divano, tua sorella ha traslocato altrove, sei rimasta da sola, la regina, la padrona di casa. Sì.